Anche per il 2024 la Fondazione Filippo Fattori è pronta a conferire premi e riconoscimenti agli studenti delle scuole di primo e secondo grado della nostra provincia che, seppur portatori di distrofia o altre affezioni di natura neurologica, hanno frequentato con profitto e voti encomiabili le lezioni dell'anno scolastico passato. Quest'anno la Fondazione ha espletato il 25esimo premio, cioè sono 25 anni che noi premiamo gli studenti di questa provincia. Mediamente arrivano da 70 a 100 domande tutti gli anni e di queste 70, fatta una selezione che dipende dai vari problemi di cui sono portatori, ne premiamo da 50 a 60. Quest'anno le domande pervenute sono solo 56. Per loro fortuna sono stati premiati quindi tutti 56. Però ci deve essere un problema nella comunicazione, perché non riteniamo ragionevole che in tutta la provincia ci sono solo 56 ragazzi che hanno questi problemi. Evidentemente le famiglie non ricevono le informazioni, gli insegnanti di sostegno non lo segnalano a non so chi, il provveditorato però manda gli avvisi, la stampa lo fa, il nostro sito, in quello del sito si può vedere tutte le informazioni che servono. Si vada nel sito che è www.fondazionefilippofattori.it, dove ci sarà anche il bando dettagliato con tutto quello che occorre per quello che sarà il 26esimo premio dell'anno 2024.